Dal tu al vos, siamo qui alla BMT di Napoli con Claudio Neri, che è passato da Iberia, compagnia storica spagnola, ad Aerolíneas Argentinas, una compagnia statale ma con una strategia molto chiara di crescita sull'America Latina, sull'Europa e naturalmente sull'Italia. Chiediamo appunto a lui quali sono le sue strategie. Assolutamente corretto, il passaggio è stato un challenge perché Aerolíneas mi ha chiamato per sviluppare una mission del tutto analoga a quella di Iberia di qualche tempo fa, cioè da compagnia statale a compagnia sana che sviluppa una mission ben identificata e la sta mettendo in pratica, perché tra i due obiettivi principali, cioè il rinnovamento della flotta che copre il territorio argentino e regionale in Sud America, e quello che stiamo, che è già stato praticamente completato, e quello che è ancora in atto è il rinnovamento della flotta intercontinentale, cioè il passaggio dai 340 quadrimotore ai 330 bimotore. Sono felice, sono da poco in azienda, ma ho già avuto modo di conoscere i miei colleghi in Argentina e soprattutto di mettere in pratica un pochino del mio know-how. Quindi tu dicevi passaggio dal tu al vos, ma anche dal you al vos, perché come sapete lavoravo nel gruppo IAG, e quindi questo è molto intrigante e mi sta già dando delle soddisfazioni, soprattutto rivedere gente che conosco da anni con degli strumenti, scusate un po' di presunzione, ma che ho approntato nei primi giorni del nuovo incarico, e quindi strumenti per la distribuzione. Sostanzialmente stiamo cercando di migliorare gli avvicinamenti a Roma, dove operiamo da anni con un collegamento storico tra Roma e Buenos Aires, ma dove è possibile poi raggiungere tutta la nostra rete. Noi arriviamo al mattino presto a Buenos Aires e quindi poi c'è a disposizione tutto il ventaglio delle nostre destinazioni, non solo in Argentina, quindi Santiago, Lima, Bogotà, 9 destinazioni in Brasile, Montevideo ovviamente che è lì vicino, Asunción, e quindi diciamo anche con un approccio all round. Quindi siamo partiti ovviamente con Leisure, che è la nostra vocazione. L'Argentina è un paese meraviglioso, ma stiamo migliorando anche l'aspetto dell'intermediazione per tutte quelle componenti di traffico che sono essenziali, come il VFR, come le piccole e medie aziende, come i viaggi di cabotaggio, e quindi abbiamo un approccio aperto che sta già dando i suoi frutti. Abbiamo detto business travel, ovviamente leisure molto importante, leisure da tutte e due le parti, dove Neri come direttore commerciale ha un grosso alleato a Roma, ovvero un signore vestito di bianco che parla a tante masse. Ci dice qualche numero e quali sono appunto i mercati principali per voi? Quanto contano gli italiani sui voli per Buenos Aires? Ma i numeri fanno parte di una serie di informazioni che non possiamo dare, ma certamente abbiamo un testimonial d'eccezione. Oltretutto ci ha fatto questo grosso omaggio di indire il giubileo a partire dall'8 dicembre. Ovviamente questa è una iniziativa che ci rende felici, ma più utile per i miei colleghi argentini, sudamericani e cileni che verranno a visitare Roma. Avranno opportunità di visitare Roma nel corso dell'anno del giubileo. Ciò non toglie che ovviamente un'altra componente di traffico molto significativa nel nostro caso è quella del turismo religioso, e quindi una pletora di organizzazioni anche fondate in Sud America che hanno come riferimento il Vaticano. Abbiamo parlato del rinnovamento della flotta, rinnovamento della flotta a lungo raggio. Chi è abituato negli anni scorsi a sostare, a passare per Fiumicino, si ricordava il 747 con un piano e mezzo di Aerolíneas Argentinas, poi come giustamente ha detto Claudio l'A340, adesso passiamo all'A330. Non è un aereo un po', virgolette, piccolo per una
distanza così lunga e soprattutto i posti sono abbastanza, visto appunto avvicinarsi anche il giubileo? Ma intanto è sufficiente aumentare le frequenze, quindi i posti si moltiplicano. È un aereo moderno e quindi, come abbiamo fatto per la nostra flotta regionale, che ha un'età media di 4 anni, quindi nel nostro campo lei sa che 4 anni sono veramente pochi. Per farle un esempio di riferimento, Ryanair credo che abbia già un'età media di oltre 6 anni ed ha una flotta molto moderna. La nostra flotta regionale è giovanissima, si sta oltretutto potenziando con dei 737-800 di nuova generazione. Per quanto riguarda il transatlantico, ovviamente scegliamo il 330 perché passiamo da 4 motori a 2 motori, il che consente un risparmio del 20% di costi operativi, che nel nostro campo significa un risparmio congruo. Con questo non abbandoniamo il 340, lo teniamo nella versione più grande e quindi l'operazione sarà mista tra 340 e 330 a seconda delle necessità. Ma quindi se ci saranno necessità di aumentare le frequenze, avete in flotta abbastanza aerei e visto che arrivano dei nuovi aerei, ci sono altre rotte in arrivo magari in Europa dopo Madrid-Barcellona e naturalmente la nostra Roma? Non lo posso escludere, ma al momento non sono previste. Al momento i 330, l'ultimo è arrivato il 27 febbraio, ne arriveranno altri 3 nell'arco di quest'anno e all'inizio del 2016. Sono previsti in operativo su Madrid, che ha già una frequenza giornaliera, e Barcellona, che rimarrà sulle 5 frequenze in bassa stagione, probabilmente anche lì diventerà giornaliero nelle stagioni di punta. Per quanto riguarda l'Italia, in un primo tempo rimarremo col 340 per esigenze di spazio, nella seconda parte dell'anno avremo un operativo misto 340 e 330, appunto per modulare la nostra offerta a seconda delle richieste della domanda. Ringraziamo Claudio, lo aspettiamo più avanti magari con qualche numero, load factor, per vedere come sta rispondendo il mercato, che sicuramente anche con il testimonial di qui sopra risponderà bene. Per il momento lo ringraziamo e che le vaya bien. Muchas gracias. Grazie.